Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto dal titolo, oggi assaggeremo vari tipi di lion. Ho tutto qua nel sacchetto, infatti andremo proprio a pescare a random. Mi raccomando, se questa tipologia di video vi piace, lasciate un pollice in su, sempre se vi va ovviamente. Iscrivetevi al canale, sempre se vi va ovviamente. E sempre se vi va ovviamente, seguitemi su Instagram. Allora, raga, voglio fare una piccola premessa. Se vedete tipo che quando dico benvenuti mi soffermo con la T e no perché io non so pronunciare benvenuti, ma è solo un fatto per scherzare, perché se inizio una intro a dire benvenuti in un nuovo video, cioè, anche no raga, io sono così, sono pazza e quindi vi porto in me nei video, io sono così, mi piace scherzare. Quindi raga, non vi soffermate su queste cose. Ci tengo a dire anche se io non mi voglio giustificare, però queste cose le voglio dire. Se tipo mi confondo, invece di dire grammi dico calorie o calorie, non è perché non so che calorie sono quelle e grammi dei macronutrienti sono quelli. Cioè raga, sono cose che so, sono cose che affronto tutti i giorni, però ci sta che tipo nel video dei panettoni un paio di loro mi hanno detto sì, ma hai detto 314 grammi, no 314 calorie, invece sono le calorie. Cioè raga, ma scusatemi un attimo, a parte che quel video è stato registrato di sera dopo 100.000 cose, ero stanca, però sapete che io ci tengo a portarvi un video al giorno e anche se io sono stanca ci tengo a registrare il video. Infatti poi c'è stata un po' di confusione in quel video. Perciò non vi soffermate solo su queste cose, apprezzate anche le piccole cose. Per me questa è una cosa che io adoro fare, mi piace fare, quindi anche se sto super stanca io ci tengo, perché poi una volta che mi siedo qui io parlo con voi, quindi per me questa è una delle cose più belle. Perciò se tipo mi sono confusa in quel video io vi chiedo scusa, ma è stato un errore proprio di distrazione, di parlare, cioè raga, quindi non vi soffermate sempre su queste cose. È vero, a volte sbaglio i congiuntivi anche in questo video sicuramente, ma purtroppo io sono così, quindi c'è chi mi accetta per come sono e chi no. E raga, pazienza, almeno posso dire che sono sincera con voi e penso che la sincerità vale di più di un congiuntivo sbagliato, no? Ma vabbè. Qui c'è il nostro sacchettino, mi ci tenevo a fare questa parentesi, ma chiudiamo la parentesi e adesso ritorno pazza. Allora... peschiamo random, io non so quale mi esce, ho messo vari tipi perché non sono tutti, però ho trovato un paio di lion. Questa bancarella nel vulcano buono di fronte all'ocean mi ha salvato la vita. Quindi andiamo con il primo. Ah, questo l'ho preso su un sito americano che a breve uscirà un video molto polemico. Penso che lui, sì, è lui, sì, no? Ed è il Lion Black White, quindi è cioccolato bianco fuori e cioccolato nero, stavo dicendo, cioccolato fondente fuori. Pensate che sono le 8 e domenica con un po' di liquore in circolo, quindi sto confusa. No, vabbè, quanto è bello. Sapete che il Lion è il mio snack proprio, cioè la mia barretta preferita, io la adoro. Profuma di niente, però guardate quanto è bella. Assaggiamo. Cosa? Penso che questo non è caramello, ma è tipo caramello a cioccolato fondente, tipo una cremina fondente. No. È molto particolare. Mamma mia, che bontà. È chiuso. No, raga. Scioccata. Allora, io a questo, visto che è molto particolare, io gli do un bell'otto. Un bell'otto se lo merita. Andiamo avanti. Le rimetto di nuovo nel sacchetto, quelle aperte, per non mettere a terra, perché non mi piace mettere le a terra. Originale Lion. Classico. Vediamo un po' che differenza c'è. Mamma mia, io lo amo. Questo profuma tantissimo.
Eccolo qui. Uno. Comunque c'è di meno caramello. Però mamma mia, c'è più tipo wafer e biscotto dentro che caramello. Bello duro, mamma mia. È duro perché raga stava al freddo, cioè non stava nel frigo ma stava fuori, nell'assenza in cui lo tengo non ci sono termosifoni, quindi bello perché poi tutti i miei prodotti lì, tutto nella scatola, quindi perciò si è indurito. Però io sinceramente lui è la vita mia, quindi io gli do un bel 9, io lo do, io lo amo, io lo amo. Spero che il caramello era molto molto di meno rispetto di quelle altre volte, o mi sbaglio io, ma non lo so. Poi io gli ho guardato, vabbè, andiamo comunque a caso. Questo l'ho trovato nella barretta, eh sì, l'ho trovato nella barretta, ragazzi, è nella barretta. Ho trovato questa qui che vi ho detto avocado buono. Allora, io sinceramente questa non ho capito. L'ho presa, ho visto Lion. Vai, prendi, poi capisci nel video. Cioccolata 2 go. Ma io non ho capito che ci sta dentro. Penso. Cioè, ragazzi, non sta scritto, ve lo giuro. Ah, sta scritto. Allora, barretta con arachidi, uvetta, pezzi di cioccolato, riso croccante e cioccolato al latte. Uvetta. Vediamo, comunque è bellissima. È così, cioè proprio, cioè c'è sotto uno strato di cioccolato e poi sopra ha l'uvetta, ma vediamo, cioè guardate com'è, vediamo, raga, io sto senza parole, è spettacolare, no, vabbè, è una combo assurda, no. Raga, mi sta venendo il dubbio, nell'Ion è caramello o burro d'arachidi, ma penso caramello. No, raga, mi sta sorgendo questo dubbio. Infatti, volete se stava scritto, ma no, cioè tutto no, caramello. Ok, cioè, raga, questa è assurda. No, se la trovate, voi la dovete prendere, la dovete provare. Perché si sente, di uvetta si sente. Lo sapete che sembra? Qui sai, tanto tempo fa, un burro d'arachidi con i pezzi di uvetta su Prozis è identico, proprio questo strato di cioccolato che poi secondo me questo strato sopra è proprio uvetta e poi si sposa da Dio con non mi c'è pure qualche crema d'arachidi con i pezzi d'arachidi, cioè no raga, io sono scioccata, questa mia sorella la deve assaggiare, non glielo dico quello che c'è dentro ma la deve provare, a lei non piace l'uvetta, quindi poi glielo dirò, no ma la deve troppo provare. Vabbè, l'ultimo raga io lo vedo da qua. Ed è Lion al peanut bar. Io non ho parole. Penso che questo è il video più bello. Ciao Kit Kat, io vi saluto. Ma loro hanno vinto per me. Cioè, raga, io mi impazzisco. Ti presento come il classico. Vediamo. Non mi deludere. Questo già si sente da fuori.
Mamma mia, magari. Si sente tantissimo il burro d'arachidi, però non è dolce, si sente proprio quella punta di salato. Quindi a lui gli do un bel 8,5 e quindi posso dire che posso cambiare, raga, perché poi uno non si spinge molto prima di passare dagli altri e si fa un resoconto, ma io, raga, vi dico già che il vincitore di questo video è lui. Lui per me ha vinto, quindi mi mangio il voto che gli ho dato e per lui io gli do proprio la vincita, perché è quel sapore che è particolare, che l'acquistate, io l'ho acquistata proprio a scatola chiusa, non sapevo, buona sta cosa, non sapere, io non sapevo quello che c'era dentro. Ho visto la bancarella e ho fatto, tu vieni con me nel video. Però raga, per me ha vinto, perché è proprio particolare, non è quella classica cosa, biscotto, caramel, oppure biscotto, arachidi, cioccolato, punto, basta. Per me Lion, Nestlé, una mano, quando vogliamo concludere un contratto, io sono qui per voi. E quindi niente raga, per me lei è la vincitrice. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, ma io questa stronzata già ve l'ho detta. E quindi niente ragazzi, scusatemi, oggi sono molto fusa. È un po' il periodo di dicembre. Per me il periodo di dicembre è sempre un bellissimo periodo. Parti con mamma giù tutta una siccia, proprio bella, particolare. E quindi niente, io spero che questo video ce la faccio. Spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!